No, io vorrei solo che trionfa la giustizia, la verità. Questo voglio, che viene fuori. Non solo per un aspetto giudiziario, ma ormai sono abituato, vogliono farmi quello che vogliono. Ma come dignità, voglio che viene fuori le cose vere. Ho visto tante ombre. Io penso che la verità mi aiuta a me di farle venire fuori, ma la verità spesso è nascosta, che diventa... questa storia mi ha fatto sicuramente conoscere meglio quelli che sono vicino a me, la Calabria, e veramente in alcune cose che ce l'ho come nell'anima, che vorrei parlare ma non ho prove, non ho, mi fanno pensare, ma veramente è una società che è mostruosa. E sono pronto a confrontarmi con tutti, a viso aperto, come vogliono. Io non ho nulla da nascondere della mia vita, che cosa mi devo nascondere? Non ho rancore verso nessuno, non, possono fare quello che vogliono, Per me hanno già, la mia vita è stata fatta la GX, possono fare come vogliono, ed è giusto che fanno il loro lavoro, tutti. Non è un problema per me questo. E non è che ce l'ho rivendicazione o rancore, per niente. E non lo dico perché devo tenermi buono, no. Ormai non ho più nulla da perdere io. Però... Che cosa mi rimane da perdere quando io perdo la cosa che ho lottato per tutta la vita, per la dignità, per i valori umani? Che cosa mi rimane a me? Che cosa mi può rimanere? Ma se io dovevo approfittare dei soldi, ma non potevo aiutare i miei familiari che vivono in condizioni di indigenza. Gliel'ho detto anche al GIP, ma signor giudice, tutto questo ho fatto e mi state arrestando per questo. In una regione dove è dominata, dove ci sono i rifiuti tossici, che è la pattumiera d'Europa, che arrivano rifiuti tossici, dove si giocano dei coinvolgimenti di controllo anche delle mafie, ecomafie, nave dei veleni, devo pagare io che ho cercato. Quale guadagno ho avuto da questo? Se non proprio la volontà di costruire anche una opportunità per il mio territorio e renderlo più pulito, lontano da questi vapori tossici, da questi... mi sembra tutto inverosimile. Adesso, alcune volte ce l'ho l'entusiasmo. La cosa più che mi amareggia è che si continua a fare... Hanno detto 2 milioni di euro. Ma 2 milioni di euro sono per le associazioni, mica l'ho toccato io. Io quello che dico è che... Ma perché tutti vengono a Riace? Hanno fatto dei film, hanno fatto degli studi, importanti università, scuole, studiosi, antropologi. È diventato un caso mondiale. Ma se era così degradato, se era così che uno si fa approfittamenti, vuol dire che noi abbiamo valorizzato benissimo le risorse economiche, non per scherzo, andando oltre. All'inizio è stata una maniera spontanea così, per me anche legata a motivazioni di carattere politico, erano i primi curdi, poi tutte queste dell'Africa subsahariana, avevo capito che potevano essere risposte per il nostro territorio e soprattutto per riproponibili poi anche per tutte le aree cosiddette interne della Calabria, dove si vivono i processi dello spopolamento, dove soprattutto della forte rassegnazione sociale, e dove si sente una voce, un rumore, spesso quella delle famiglie di mafia. Allora noi sì che abbiamo costruito un processo anche di un'economia collettiva dove tutti partecipano, in modo che nessuno ti può fermare per chiederti di fare delle estorsioni, capito? Anche da questo punto di vista, proponendo una idea culturale differente di sviluppo per la nostra terra. Lo so perché tanti dicono ma lo sviluppo deve avvenire perché c'è il turismo, ma lo sviluppo deve avvenire per altri motivi, non perché riempiamo di neri e riempiamo... E io dico, questo è un po'... posso rispondere che, come ho detto ieri in un'occasione pubblica, è che probabilmente il vento è responsabile che ha portato quella nave quel giorno a Riace.
non abbiamo inseguito per fare questo progetto, è stato così, spontaneo. Poi sono arrivate le persone e, se mi posso permettere, è stato fantastico, perché quando io ero lontano da Riace e vivevo a Torino, ma l'orgoglio che di più mi faceva, mi legava alla mia terra, quando parlavano tutti, quando, ovviamente quando sei lontano c'è quel senso così dei ricordi, della nostalgia, per me era sempre uno che mi faceva essere orgoglioso della mia terra, quella condizione che sei povero, che sei, non hai per te, però che apri il cuore. Questo, le nostre famiglie ci hanno insegnato così. C'è un fiume di solidarietà. Beh, una cosa bellissima, anche perché vedono Riace come tutti nell'immaginario, come, anche come un messaggio non solo di umanità, ma come anche una qualche cosa che si contrappone al dilagare di una società che invece non tiene conto del valore, diciamo, assoluto e primario degli esseri umani. E mi sono ricordato di Becky, di questa ragazza nigeriana di 26 anni che era stata a Riace e che era doppiamente rinnegata. Secondo me lei ha ragionato: io vengo dalla Nigeria, proprio dai bassi fondi del mondo, ho fatto una vita di stenti, pensavo di venire in Europa e in Italia, di trovare quella vita che avevo sognato, come tutte le ragazze che hanno i sogni, quando, e però la consapevolezza che invece è uguale, è peggio della mia terra. Allora torno. E dove vado? Vado nell'inferno di San Ferdinando, dove tutto somiglia con la mia terra. E il 26 di gennaio del 2018 Becky muore bruciata viva vicino alla sua capanna, perché si voleva riscaldare, che faceva freddo, e poi la capanna è andata alle fiamme e Becky muore. Allora io ho detto: ma le autorità e tutto così non hanno un senso così che spinge un po' verso la coscienza per dire: ma è possibile che possano accadere queste cose? Ecco perché alcune volte dico: forse anche una sola vita umana mi gratifica, per dire vale non 15 anni da sindaco, ma vale 100 anni per tutti i sindaci. Perché le persone devono pensare che dietro una tua azione ci deve essere sempre un secondo fine, un lucro? Perché devono pensare che lo stai facendo per i soldi, lo stai facendo perché per questo motivo, lo stai facendo? Ma allora non si può pensare che per una volta non esiste questo, che deve essere una cosa spontanea, che per la quale tu ci credi come ideale, è possibile che sempre deve essere sporcata questa cosa? Questo mi dà fastidio. Io me la gioco per la vita questa cosa. Che cosa mi rimane altro a me? Si vuole indebolire proprio e il messaggio che viene fuori è: tanto sono tutti uguali, tanto è per lo stesso motivo. No, io ho cercato nella mia vita, non è così, se no facevo tutta un'altra storia, se no non facevo questa fine così. Beh, avevo tutti i miei familiari, tutti qua, pensavo per loro, pensavo per le mie famiglie, pensavo di accumulare chissà che cosa. In realtà non è così, non mi sono pentito per niente.